In una cute di cavalleri di diavolo e piacevole, più vario, ma ci saranno gli interventi musicali a cura dei maestri, dei nostri carissimi amici di Gianni Travasoli e di Tosca e di Tosca Pizzi. L'incontro, come sempre, lo svolgiamo qui al Centro Arcaderi perché intendiamo valorizzare questo luogo che è di proprietà del comune, e ringraziamo il sindaco e tutti gli amministratori, in quanto ci danno la possibilità veramente di cercare di renderlo in qualche misura. Quindi li ringraziamo tanto. Il centro, come vedete, ospita questa bellissima mostra di quadri, tra l'altro come dire, robustita anche da questi quadri del fratello. Ci sono, o li abbiamo tolti, Bruno, forse? Ci sono sotto, sì, e ci sono questi quadri del Petrelli del 1948 che descrivono un pochettino, fotografano in qualche misura la realtà, che realtà che, come mi diceva sia Sebastiano Stranges che Bruno, insomma, dopo 20 anni, dal 28, dal 1928 di Zanotti Bianco al 1948 Petrelli, dopo 20 anni la realtà non era assolutamente cambiata, era identica. E quindi ringrazio Cronos Arte per i quadri, per la bellissima mostra permanente. Ringrazio, ovviamente, ci tengo a ringraziare, non vorrei essere prolisso, ma è una cosa che mi sento assolutamente di fare, Tele Boa Marina e Telemerito, che ci seguono sempre con le loro trasmissioni. E prima di introdurre i lavori effettivamente passo la parola a Francesca Martino, alla dottoressa Francesca Martino, che si occupa della comunicazione dell'associazione Arcaderi e che intende fare, i propri saluti, penso per conto dell'associazione a cui ci onoriamo di appartenere. Prego. Benvenuti a tutti da parte di Francesca Martino e a nome di tutta l'Associazione Culturale Arcaderi ringrazio il nostro presidente, il Franco Toscano. Ecco, nell'ambito delle manifestazioni culturali promosse dal Centro Studi e Documentazioni, l'Associazione ha organizzato il reading letterario di Bruno Palamara con il libro Africo dalle origini ai giorni nostri, La Ruffa editore. Ecco, al centro di questa... Sì. Ringraziamo l'editore Roberto La Ruffa per il libro molto, molto bello che mette in evidenza proprio le radici di Africa, ed è proprio questo di cui parleremo e dibatteremo nel corso dell'evento, e poi a fine il pubblico, se vorrà partecipare e fare i propri interventi, l'autore risponderà. Ecco, Africo è il fascino antico di gente semplice, di agricoltori, di persone che si impegnano con le proprie forze a costruire. Nel libro ci sono tanti punti da dibattere, come la questione dei cognomi, che è imperante, infatti si pensa, come lei ha scritto, che ci sia una derivazione araba. Ecco, per quanto riguarda la frazione Casal Nuovo, poi sicuramente lei ne parlerà maggiormente, e poi sicuramente un altro argomento molto importante sono le origini di Africo, che sono molto misteriose, infatti molti studiosi su questo hanno scritto, quindi noi saremo qui per sapere maggiormente di più. E come ho detto prima, Africo mette in evidenza il popolo, un libro molto avvincente, determinato, volto a resistere nonostante tutto, anche perché Africo si trova, per quanto riguarda una collocazione geografica, molto distante, forse per questo è poco inserita da un punto di vista urbano e sociale. Grazie a tutti, e poi sicuramente i nostri incontri letterari proseguiranno nel corso di quest'estate e ci saranno tante sorprese. Rimanete con noi. Allora, mi scuso perché volevo rinnovare i saluti al dottore La Ruffa, Roberto, che tra l'altro ci consente di avere, diciamo così, in conto vendita anche i suoi libri, che
che peraltro occupano le stesse nostre tematiche. Noi siamo qui per rivitalizzare in qualche modo quelle che sono le nostre radici culturali. Storia e cultura che, come sapete, non trovano spazio, quasi mai, l'abbiamo detto, ma lo ripeteremo fino alla noia, nella manualistica scolastica e nella storiografia ufficiale. Quindi ben vengano questi incontri, ben vengono autori, editori come la Ruffa e autori come il nostro amico il dottor Bruno Palamara, che si è occupato di una tematica veramente importante. Io credo che tutti gli abicesi, tutti la popolazione, anche quelli di Casa di Nuovo, ma io credo addirittura che loro debbano essere veramente grati all'opera magnifica di Bruno Palamara. Una parola prima di cedere la parola, scusate, c'è una parola, credo così, no? Si parlerà prima di dottor Strameri. Una parola sulle associazioni. Allora, noi siamo qui grazie al Comune, ma grazie anche alle associazioni, all'associazione Archeoderi, che ha curato in toto questo avvenimento. Allora, può sembrare strano, ma alla fine, anche per creare un evento, un piccolo evento del genere, c'è bisogno di tanto tempo, di tante risorse. E quindi noi lo facciamo, perché lo facciamo? Perché lo facciamo con passione per il proprio paese, per il proprio territorio. Le associazioni, mi volevo un attimino, sono state quelle, le associazioni culturali e le nomine in particolare, che non hanno fatto morire quella che noi definiamo la lingua dei padri. Noi abbiamo il credo di Calabria, che io torno a ripetere sempre, che è una, la lingua del territorio non è morta, grazie soprattutto alle associazioni e anche a tanti studiosi che si sono occupati della lingua. Quindi un grazie alle associazioni ed un invito. Il mio invito va esteso alla perché continui su questa strada dell'associazione accademica, ma alle associazioni del territorio, perché ne vedo un sacco. Per fortuna Facebook, che comunque ha tanti lati positivi, nessuno è perfetto, avrà anche qualche lato negativo, ma ne ha di positivi, vediamo tantissimo. Io non saluto nessuno perché ho tantissimi amici qua, anzi alcuni dei quali invidio per quante escursioni fanno, per quante non nomino, vedo Sebastiano Stranges, che magari è un po' il simbolo in qualche maniera del territorio, ma ci sono solo tanti altri del gruppo di Condocuri, di Ezio, di tutti gli altri. Scusatemi se non vi menziono, perché dovrei menzionare almeno 10 o 15, ma è importantissimo queste sessioni, l'opera che fanno, perché l'opera di riscoperta del territorio, l'opera di riuscire a cominciare a guardare con occhi nuovi il territorio. Noi l'abbiamo sempre detto, questi occhi di prussiana memoria, cioè praticamente il vero viaggio di scoperta, che non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Quindi alle associazioni di tutti coloro i quali che hanno un atteggiamento di ignavia, di indolenza, di disfattismo, di inerzia, dico, lasciamo di stare queste cose, per dire, ma che volete fare voi? Siete una goccia nell'oceano. Ebbene, noi possiamo, siamo autorizzati, credo a credere, che per noi, se quella goccia non ci fosse, all'oceano mancherebbe. Per il momento, comunque. Allora, passo la parola al dottor Strameli per il suo intervento, che sicuramente sarà interessante, perché la persona già è molto indicativa. Prego. Grazie Franco, buonasera a tutti e un complimenti a tutti i presenti che eroicamente hanno sfidato il caldo e sabato pomeriggio sono qui per Bruno Palamara, per quest'opera eccezionale. Vorrei fare una parentesi prima di iniziare il discorso sul libro. Tu parli di Greci, di Calabria, di continuità della lingua e di questa, voglio dire, speriamo, immortalità a riguardo i Greci di Calabria. I Greci di Calabria, quando sono arrivato io a Buona Marina, erano, per così dire, attenzionati perché come possibili terroristi. Ma dico giustamente. Guarda che evoluzione è stata fatta. E questo grazie un po' a tutti. A tutte veramente le persone che si sono prodigate e hanno sofferto individualmente e tra l'altro sono stati esclusi a taluni dalla cultura ufficiale. E che io a volte nei convegni non vedo più. E questo mi dà triste. Torniamo al libro.
Palamara, io ho letto questo libro e mi sono commosso. Cioè, va bene quello dei nomi, dei cognomi, voglio dire che è una questione bellissima tecnica, ma parlo di questa descrizione, di questa narrazione di Africo e di Casalinuovo d'Africo. Mi sono commosso perché finalmente, per la prima volta, sento parlare, viene scritto un libro in cui non si parla di Africo come paese di mafia, come paese di 'ndrangheta, e senz'altro avrà avuto i suoi problemi, ma io consideravo sempre gli africesi come vittime due volte, perché è vero che c'è stato questo fenomeno, c'è ancora questo fenomeno, ma non ne vogliamo parlare in questa sede, ma è pur vero che tanti africesi, tante mamme, tante figli, tanti nonni, tanti zii hanno per certi versi subito, quindi sono state vittime di uno stato sociale che non c'è stato e dell'andrangheta. Quindi accerchiamo. Quando un paese come Africa è nato, tu fai perfettamente una storia di come questo paese è nato, ma non mi sarà questo compiuto, ma il mio è un aspetto più. È chiaro che questa gente morta di fame, che ha subito delle carestie vere e proprie, che si facevano la lotta di dire che il paese più povero è tra Rokuti ed Africa, e vinceva Africa. Qui parliamo di famiglie che si sono poi avanzate e che con grande dignità sono andate avanti. Certo, l'aspetto criminale li ha fatto da, ovviamente, quando c'è questa 'ndrangheta, tra l'altro la 'ndrangheta nella prima fase, seconda fase, abbiamo tante fasi della 'ndrangheta. Abbiamo la fase di quando nasce, che è intorno al 1400, con una setta segreta, quando vengono scritte le regole sociali. Ma questa 'ndrangheta poi si modifica, si evolve, e a certo punto quella che noi abbiamo adesso, studiamo adesso e abbiamo, voglio dire, abbiamo contrastato, è quella 'ndrangheta che nasce, che si trasforma in questi quattro paesi: Sviluppo, Africa e Nativo. Quindi è chiaro che questo fenomeno lì ha avuto, ma perché proprio lì? Perché in queste montagne? Perché in Aspromonte? Eppure noi, se andiamo in Aspromonte, eppure vediamo solo delle bellezze, voltando pagina ci sono stati i sequestri di persone, ma non è che tutti facessero i sequestri di persone. Cioè, noi dobbiamo imparare, io ieri ho visto una trasmissione su Rai 1, una bellissima trasmissione fatta bene, e quelli poveretti dicevano le loro angherie subite, ma lo sfondo era della mentolea, che non c'entra nulla, c'era Casalinuovo d'Africa, ma che non c'entra nulla con questo contesto. Sono speciali, qua, per l'intervista. Ho capito, ma non condivido, voglio dire. Stupenda. No, ma dico stupenda anche tecnicamente. E voglio dire, queste persone che denunciavano avevano le loro ragioni, però non è giusto che ci sia lo sfondo, la cornice, il panorama che sia dall'Aspromonte, perché non c'entra nulla. Qui è gente cattiva che va identificata e va punita contro chi è vittima di un sistema e di persone. Che noi non possiamo generalizzare, perché altrimenti facciamo veramente, ormai voglio dire, il mio è un discorso che è sterile. Perché ormai si va per la generalizzazione, ormai siamo tutti generalizzati, ormai siamo tutti, entreremo tutti là. Fra 20 anni, voglio dire, neanche le formiche si salveranno. Però non è giusto. Cioè, questa non è giustizia. È chiaro che quindi la 'ndrangheta in questi casi qua, che nasce per una forma di ingiustizia, la 'ndrangheta nasce, l'abbiamo già detto tantissime volte, l'abbiamo pure scritto, nasce per una forma di ingiustizia e si rafforza nella civiltà contadina, proprio perché è lì che si forma, dove lo stato sociale non c'è.
perché se ci fosse stato, o c'è, o ci fosse lo stato sociale, tanti fenomeni non ci sarebbero stati, sarebbe stata una delinquenza, ma non certamente una 'ndrangheta, che è una questione veramente molto più complessa e molto più... È chiaro che in questi paesi quindi si ha queste forti, specialmente a Casalnuovo, ad Aprico, e con l'alluvione del 51, una scelta politica, addirittura questa scelta di trasferire il paese, che fu criticata, non criticata, è stata travagliata. Addirittura si voleva trasferire il paese in Brasile, in Argentina, cioè per creare questa, in via Campi di Bova, diciamo in Argentina, cioè andiamo, sarebbe stato, voglio dire, prima dell'alluvione, sì. E quindi a certo punto si decidono, ora sì, dopo si è scritto tanto, pure noi abbiamo scritto tanto su questa scelta, era giusta o non era giusta, però io a distanza di anni mi sento di dire, se io fossi stato a posto di Don Stilo, come avrei agito in quel contesto sociale, con quelle persone, con quel bisogno di giustizia, con quel bisogno di legalità, con quel bisogno di istruzione, che ci fece la scuola, però poi il diplomato, io non dico nulla di nuovo, sto riflettendo a quello che noi abbiamo fatto come indagine, cioè, non è stato una lasciatura, è stato fatto, ma a livello psicologico, a livello spirituale, a livello come coscienza, ma all'epoca, questo che doveva fare? Questo o questo? È difficile, voglio dire, secondo me, giudicare col senno di poi determinate scelte. Però noi vediamo che in questo libro nel traspare c'è tutta questa bontà di queste persone. Cioè traspare il lato positivo di tutta questa gente. Lo stesso suolo che ha calpestato San Leo, che è un santo, voglio dire, che si contende Bova con Apri, è lo stesso suolo che ha calpestato il brigante Mussolini. Le stesse caverne dove si rifugiava Santo Leo, Mussolini. Su Mussolini ci sarebbe da dire sempre un altro discorso per giustizia. Grazie a Mussolini hanno messo un telegrafo. Grazie a Mussolini è stato messo il telegrafo. E non c'è, sì, no, perché non c'era nulla. E a un certo punto lui, Mussolini, voglio dire che questa terra è calpestata nello stesso, non nello stesso momento storico di Mussolini o San Leo, ma successivamente. Purtroppo non possiamo negare che ci sono stati sequestri di persone, e questa è una pagina vergognosa per la grande, e per chi operava i sequestri di persone. Poi si parlava di quelle ali che si potevano tappare, ma che non si è riusciti a tappare, quindi questa 'ndrangheta ha preso, e ora ci dicono che è la più forte del mondo. Ma come, dopo una vita che l'abbiamo contrastata, allora c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Visto che l'abbiamo contrastata in maniera, come dire, energica, ma proprio forte. E allora come mai ci dicono che è la più forte del mondo? C'è qualcosa che non ha funzionato nel sistema di contrasto. Bene, a me vorrei, mi fa tenerezza questo che scrivi, Bruno, e lo vorrei, giorno dopo giorno è stato partecipe e protagonista della storia di questo nostro amato paese, verso il quale l'uomo africese di oggi sembra avvertire purtroppo un senso di amore odio. E questo è maggiormente tipico in chi ha visto disilluse e frustrate le giovanili aspettative verso un paese che avrebbe voluto vedere migliore e non lo è diventato, persistendo ancora il rammarico di non aver mai approfittato delle tante favorevoli occasioni per fare quel salto di qualità civile
e sociale tanto agognato dai nostri padri. Cioè, a certo punto, io mi ricordo una volta uno, era qui a Boa Marina, un ragazzo, che io non conoscevo. Mi avvicino, eravamo in un bar. Ho detto, scusate, che fate voi? Va bene, sono di Africa, come se... è una colpa, può essere di Africa. E io mi ricordo che gli risposi, questo si parla di 1990, disse, guardate che l'Africa è... siete un cittadino del mondo. Non è che Africa è fuori dall'Italia, siete un cittadino. Io gli ho chiesto, chi siete? Perché non vi conoscevo, niente di più. Voglio dire, l'africese in questo, ma come anche questi paesi, gioca in svantaggio, come se fosse, ecco, ma perché evidentemente non si sente appagato spiritualmente e materialmente di quello che veramente ha stilato. Eppure oggi possiamo affermare che ci sono poeti, scrittori, palamari. Sì, ma ora abbiamo pure Criaco, abbiamo Criaco, si è fatto anime nere, voglio dire, Africa è in una posizione veramente di lancio, grazie alle sofferenze, grazie a questa gente che si è ribellata, e non solamente le giornali, non ne parlo, il sindacalismo di Africa. Pensate che il primo, se mi ricordo bene, il primo come si chiama, gruppo politico di sinistra anarchico è nato ad Africa. Prima di Roma. Voglio dire, c'è stato sempre... Vabbè, voglio dire questo, insomma, che Africa ha avuto sempre questa forza e questa, come dire, energia di ribellarsi ai contesti sociali non ritenuti giusti. Ma anche quando assalto nella caserma dei carabinieri ad Africa Vecchio. Qui, proprio qui, perché sì. è stato proprio... Si parlava di ribellione. Si sente. È stato proprio a Boa Marina che gli africani hanno imparato a ribellarsi quando hanno fatto i primi scioperi, li hanno fatti proprio qua a Boa Marina, al centro profughi, dove erano alloggiati, è stato proprio qua, quindi Boa Marina. Sì, ma l'hanno imparato anche a proprie spese, perché ci sono stati... Ma voi immaginate, voglio dire, un popolo, no? Un paese, un popolo, una sua identità, che dall'oggi al domani viene messo in queste baracche, sia a Boa Marina, a Campo Calabro, a Reggio Calabria, snaturati, sradicati, e ciò nonostante... Ciò nonostante rimasti uniti e legati alle tradizioni di questo popolo. Io non vi voglio dilungare così, voglio dire... Vai pure. No, volevo poi leggere io un periodo proprio sul movimento operaio. Continua. No, ecco, proprio in relazione a pagina 94, tra l'altro parla del nostro caro e indimenticato Pasquino Crupi, che dice nel 78, scriveva Pasquino Crupi, allora era su Calabria Oggi, dice nel decennio 68-78 Africa ha rappresentato nella storia del movimento operaio e democratico della provincia di Reggio e della Locride il baluardo più avanzato e più agguerrito della lotta per la democrazia, per l'occupazione e per il lavoro, un nucleo d'acciaio di cui si andava e si deve andare fieri. Questo l'ha scritto Pasquino Crupi, a cui penso che dobbiamo fare. Prego.
bene. No, io allora così concludo e dico all'amico Bruno Palamara grazie per aver scritto questo libro, che rimarrà come testo e come, voglio dire, punto di riferimento a tutti quelli che di Africo dicono altro. Sì, è vero, ma c'è soprattutto questo. Grazie. Ma allora io adesso, prima di cedere la parola al dottor De Angelis, ci sarà un intermezzo musicale proprio per rendere più piacevole l'incontro. Ma attenzione, secondo me il libro, cioè Africo, è un microcosmo alla fine. Cioè noi abbiamo bisogno di autori come Bruno e come tanti altri che si occupano del nostro territorio non solo in chiave negativa. Attenzione, Bruno dice tante cose vere che sono anche, cioè era una vita veramente, addirittura avevano perso la speranza, d'accordo? Però dobbiamo cercare di vedere sempre l'altra parte della medaglia, che c'è sempre una parte buona ed è giusto che questa parte buona venga messa in evidenza. È come il territorio nostro, cioè il territorio nostro, come tutti i territori del mondo, è fatto di luce e di ombre. In genere compaiono, per così dire, solo le ombre. No, noi dobbiamo mettere in risalto anche quello che c'è di buono, perché noi abbiamo una storia a questo territorio, l'ho sempre detto e lo ribadisco fino alla noia e non temo di essere smentito, una storia importante, una storia plurimillenaria. D'accordo, qua eravamo al centro del mondo e lo potrà affermare pure Sebastiano Sanchez quando lo avremo, se Dio vuole, appunto il 23 prossimo, già vi preannuncio questo incontro, parleremo avremo un incontro con il dottor Sebastiano Sanchez, che è un profondo conoscitore del territorio, il più profondo, oserei dire, dal paleolitico fino ai giorni nostri. Cioè noi eravamo sempre al centro del mondo, siamo stati, e quello che emerge solo di negativo non ci può stare bene, perché c'è tanta gente sicuramente di Africa, di casa loro, ma di qualsiasi altro territorio della Calabria, che è gente comunque per bene, laboriosa, che ha sofferto moltissimo e che è un fatto positivo, quella speranza in fondo non l'ha mai persa, e credo che questo sia positivo. Adesso cedo la parola ai nostri amici Tosca e Gianni, che eseguiranno uno o due loro piacimento. Poi vi abbiamo consegnato pure un fogliettino a qualcuno, non ne avevamo molti, ma vi abbiamo consegnato, perché poi all'ultimo avremo una piccola sorpresa. Sono tutti e tre. No, magari poi. Ecco, magari poi alla fine è la Mukonda, se siete d'accordo, che il canto o i Zoi, insomma, li eseguiremo pure assieme. Non so chi di voi sa il greco di Calabria, comunque in ogni caso cercheremo di farlo. Intanto cedo la parola ai nostri illustri e cantori. Prego. Vuol fare omaggio all'amico eterno Bruno Palamara, di cui ha una grandissima stima, di una poesia scritta di suo pugno per le circostanze. Una sorpresa anche per Bruno, rimembranza. Non è per sortilegio, per magia, ma mentre il cuore fulgono lontano, sopra le onde della nostalgia, al paese nativo, a Spromontano. Tra boschi senza fine e fratture, luoghi che un tempo mi furono cari, su strade di selciato ed abituri con i paglioli appesi ai focolari. Rivedo l'erba alta e la campagna, il mandorlo in fiore e la casetta mia sul forno appollaiata da gallina ed i tramonti con la bianca luna, a fare lume ai monti e alla marina, rincorsi grilli e donne alla fiumara e sogni fatti di carta velina, con le farfalle facevano a gara, con le chitarre sotto i davanzali di musica riempimmo le serate, con i vecchi amici che il maestrale ha portato via con le sue folate. Morte tutto fugge, e nei e la luce sempre più fioca, nei miei occhi appare la mente come un'agora di luce, i ricordi su questo vecchio cuore.
Di solito quando sono comunque qua giù non ruota, voglio fare qualcosa di diverso, di più impegnato. Mi faccio delle domande come ce le facciamo tutti lungo il tragitto della vita. Cusumi. Non so c'è dove vai, dove vengo. Non so c'è se da solo ormai si mio. A mentre passa sto tempo di anno, delle volte ne domando su mio. Senti il peso da tirare il ragno, non passa giorno che non paga più. Non mi manca coraggio, ma mi sbaglio, un destino è sempre per il mio. Cerca di fortuna, di via qua di burna e di fontana, di vende facci ricordo bocciuna, che da me sperdia la settimana. Non so c'è onde vai o onde vengo. Saccio solo che se tutto non ganno. Da sta vita che paradiso è inferno, purgata, purgatorio ogni giorno dell'anno. Saccia un devaio, un devaio. Non saccio se ne brisci a nato giorno. Per tanto passa scuta, putiranno, ma ci devo me corpo e più sonno. Saccio per quanto parto, io non torno. E mi ubriaco, non mi provo scorno, a 60 anni non saccio più sogno. A Vincenzo, al dottor De Angelis, per un ulteriore intervento. Vincenzo, che sapete, è uno storico della Deputazione di Storia Patria, quindi ragion per cui ovviamente ci dirà qualcosa che ci interesserà. Prego Vincenzo. Buonasera a tutti presenti, un grazie all'associazione, un grazie a Bruno Palamara che mi ha voluto qui a questa presentazione del libro. Il libro è molto importante, qualunque libro si fa, perché è una cosa che rimane, soprattutto uno studio di antropologia del luogo, è una cosa importante perché è uno studio scientifico. Qua c'è tanto sudore,
Quindi chi legge così da una sfogliata magari non si rende conto, ma per fare un libro del genere come minimo se ne vanno almeno 2-3 anni di studi e di ricerca, a meno che uno non vuole scrivere delle fesserie, ma i dati scientifici devono corrispondere con la documentazione. E ciò che ha fatto Bruno Palamara è proprio questo, uno studio di antropologia dei luoghi, perché sono due, sono Africo e Casalenuovo. E per fare questo ci deve essere la passione e l'amore verso la comunità e verso il luogo. E quindi la presenza di questo libro dimostra che in Bruno Palamara c'è tanto amore e tanta passione sia per Africo e sia per Casalenuovo. Diciamo oggi per la stessa comunità, però sappiamo che non era la stessa comunità, non hanno la stessa origine, sono due popoli diversi. Io spesso quando mi chiedono l'invento Africo Nuovo, perché Africo Nuovo? Io do una risposta, non lo so se è giusta, l'altra volta l'ho detto a Bruno, quando mi chiedono perché c'è l'unione di Casalenuovo e di Africo, non come Nuovo Africo, ma come Africo Nuovo, l'unione dei due comuni. Poi se questa è verità o no, non lo so, ma di fatto è una verità, perché è l'unione di due luoghi diversi. Che abbiamo Africo, che sicura di origine greca, e la nascita è tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, e fa parte della contea arcivescovile, come era la contea di Bova, e quindi c'è un altro modo, un'altra visione che è diversa da quella che vi era a Casalenuovo. Mentre Casalenuovo allora faceva parte dello Stato di Bruzzano. Quindi lo Stato di Bruzzano, che era, diciamo, gli ultimi sono stati tanti i vari feudatari, ma lo Stato era della famiglia Carafa. Abbiamo notizie di Casalenuovo anche da fine 1670-1680. Io devo dire la verità, ho tanto girato, ma non ho trovato quasi nulla. Anche a Napoli si trova ben poco. Qualcosa si trova solo a Catanzaro, all'archivio di Stato di Catanzaro, ma qualcosa sulla Chiesa. E giustamente Bruno, quando fa riferimento su Casalenuovo alla popolazione albanese, dice non lo so, c'è un dubbio, quindi c'è un dubbio se è una popolazione albanese, anche perché l'ingegnere D'Urso nell'appresso dei Carafa, quando venne a Casalenuovo nel 1684, secondo lui sono grecofoni e non albanesi. Anche se, vedendo un po' tutta una situazione particolare, e grazie al libro pubblicato dall'altro cugino, Gligora, che è qua presente mi pare, sul ceppo, sì, riscontriamo, cioè, sappiamo già che a quell'epoca, nel 1600, il Carafa era anche feudatario di alcuni luoghi della Basilicata, tipo Barile, cioè dove vi era una forte presenza di famiglie albanesi, il quale li spostò verso lo Stato di Bruzzano e in un primo momento erano tra Brancaleone e Bruzzano. Ma la tradizione del ceppo ci porta a fare una ipotesi, che poi si spostarono verso Casalenuovo, perché la tradizione del ceppo era proprio in quelle zone della Basilicata. E siccome gli altri comuni non hanno mai avuto la stessa tradizione, noi facciamo l'ipotesi che c'era questa tradizione, però non facevano parte dello Stato di Bruzzano, anche perché Casalenuovo a quell'epoca ci sono 30 famiglie, c'è 30 case, quindi non sono. Sì, invece
iniziano con 30 case, perché là il luogo, che qua erano piene di boschi, quindi c'era la lavorazione e la commercializzazione delle travi. Infatti, che rimane oggi di Casale Nuovo? Rimane il detto i Tignanesi. Quindi nel detto i Tignanesi, che derivano da Tignarius, cioè che lavoravano le travi e le commercializzavano. Questo, da questo deriva. Sì, quindi da questo deriva i Tignanesi. Infatti, sì, ma io l'ho letto il libro. Ma noi siamo qua. Io ho detto le impressioni che Bruno ha in questo, quindi non è. No, ma lui lo porta. Sì. No. Sì, ma qua parliamo dello stato di Bruzzano. Nello stato di Bruzzano non c'era. Non c'era. Non c'era. Quindi, infatti, veniva chiamato anche Salvatore per quanto riguarda la Chiesa e Casale Nuovo. Quando si parla di questi luoghi, veramente guardando soprattutto queste fotografie che Bruno con molta intelligenza ha messo in questo libro di Petrelli, viene veramente la tristezza pensando in quale anno furono scattati. E poco fa si parlava del telegrafo. A Brancaleone il telegrafo arriva nel 1858, mentre qua ad Aprico viene messo proprio per essere pronti a dire dove si trova Mussolino, cioè per prendere il bandito Mussolino. Quindi non pensarono di mettere un telegrafo. Quindi non pensarono di mettere un telegrafo per un'emergenza per quanto riguarda la popolazione. E certamente bisogna elogiare Zanotti Bianco, perché fu un grande meridionalista che fu presente qui nella Calabria, che arrivò nel 28 ad Aprico. Però Zanotti Bianco era presente qui nelle zone dal 1920, perché sì, il riferimento di Zanotti Bianco erano Evoli, Timpano, De Angelis e compagnia, quindi dove già loro avevano iniziato negli altri comuni una campagna soprattutto per l'igiene nelle scuole, perché all'epoca si vedevano delle malattie incredibili proprio per la scarsa igiene. Quindi infatti Timpano fece l'istituto per le malattie infettive a Reggio Calabria. E quindi voglio dire, c'è stato un movimento con i meridionalisti meridionali a iniziare una campagna di rivoluzione sociale nel meridione. E quindi la presenza di Zanotti Bianco fu molto importante, perché era un'autorevole figura. Sì, era un'autorevole figura. E allora le malattie erano immense, voglio dire, cioè soprattutto per la mancanza di vitamine, quindi su 1500 persone, bambini, avevano la malattia degli occhi per la mancanza di vitamina A. Quindi poiché l'alimentazione era il pane fatto di lenticchie, cicetta e orzo, a volte legumi, ma carne era quasi, proprio se moriva casualmente l'animale, anche perché avevano la difficoltà di andare verso gli altri luoghi, ma c'era a quell'epoca anche la difficoltà della vendita dell'animale, anche se dovevano camminare per ore e ore per arrivare in un paese dove si poteva commercializzare qualcosa durante le fiere. Sì. Quindi immagini oggi molto belle che ci fanno un quadro di quello che era la situazione, perché dire
che si viveva in casa dove c'era l'asinello o dove c'era la capra è un conto, ma vedere una fotografia dà tutta un'immagine e un'immagine diversa. E l'altra cosa, io non dico tutto perché devo lasciarti spazio, però una cosa mi piace, che Bruno, perché io nei miei libri spesso tratto anche i personaggi, devo mettere illustri cittadini, quindi tu in questo libro hai cognomi e ritratti, e anche in quello che io ho letto prima, tu fai tipo una antologia di Sporriver, quindi dove non metti solo l'illustre cittadino, quello che si è evidenziato, ma metti anche quello che solo per il luogo, nella memoria, nei ricordi, esiste, ad esempio, Bandettori, eccetera, dove poi richiamano delle cose reali, della vita reale dell'epoca. Bandettori, allora quando arrivava o la vendita di qualcosa, o la nascita di un figlio, eccetera. Sì, era la comunicazione, insomma, c'era Bandettori che passava via per via a dire ciò che era accaduto o ciò che dovevano vendere, eccetera, quello che c'era. Ad esempio, io già da piccolo mi ricordo che quando venivano con le patate alla stazione di Brangelone c'era Bandettori a ravare i patati. quindi questo è tipo un'antologia di Sporriver, quindi c'è anche questa chiave, diciamo, simpatica, molto simpatica. Oltre ad altri personaggi, per esempio io con mio padre parlavo spesso e chiedevo tante cose. Mio padre, se vivesse oggi, era 100 anni, quindi era del 1916, quindi erano 100 anni giusti. E io chiedevo molte cose, per esempio di questi paesi, di Africa, di Casalnuovo, di Bove, eccetera. Quindi parlando di Africa, lui mi diceva: c'è una persona molto intelligente che è un piacere parlare di politica. E io la ritrovo qua, che è Maviglia. Santoro Maviglia, che è stato in carcere con Gramsci, e quindi è stato indottrinato, e quindi io ricordo che mio padre diceva: è un piacere parlare di politica con questa persona. Quindi c'è pure l'altro Modafferi, Ciccio Modafferi, che mi pare che è stato sindaco pure di Gioiosa, quindi che io è stato sindaco di Gioiosa, quindi, ed era di Casalnuovo. Poi c'è a Casalnuovo pure la figura di Don Ciccio Segretario, quindi Don Ciccio Mollica, Don Ciccio Segretario, che era la figura carismatica e di potere, diciamo, del paese, che aveva un potere assoluto. Infatti con l'altro personaggio importante di Africa, tra Dostilo e Don Ciccio, nell'alluvione c'era stato un contrasto, perché c'era Dostilo che spingeva di cambiare il luogo, mentre Don Ciccio Mollica voleva che rimanessero là, perché lui aveva tutto l'interesse affinché rimanessero nella zona. E quindi che oggi, diciamo, Don Ciccio Mollica ha avuto un figlio che è stato un ottimo professore universitario a livello mondiale, Gioacchino Mollica, che è stato prima a Bari e a Ferrara. Io tempo fa mi sono sentito con lui anche per telefono per vedere se aveva delle notizie sulla famiglia, perché loro sono un'antica famiglia, sono già presenti nel 1600, sono già presenti, che probabilmente venivano da Messina, era una nobile famiglia, un'importante famiglia, e io ho trovato qualcosa. Loro si servivano nei notai di Sant'Agata, un certo Don Vittorio Mollica, che era il nonno di questo. E per ultimo,
Sì. Come anche il giudice Palamara che della zona, no, ci sono tanti, perché poi anche nei cognomi, è vero che come dice Bruno ci sono i cognomi d'origine araba come Talia, Morabito, Modafri, eccetera, però diciamo che raccoglie un po' quasi tutti i cognomi aspromontani, da Roccaforte, da Sant'Eufemia, da Santo Stefano, quindi c'è. Poi io dico che noi, e concludo, non prendo più spazio, noi siamo il prodotto di ciò che siamo stati, questa è una frase che io la dico sempre, e quindi leggendo Bruno Palamara sui Favasoli, io vedo Giovanni Favasoli, che il nonno di Giovanni Favasoli è come se noi lo rivedessimo oggi con Giovanni, anche lui poeta, quindi questa diciamo raccolta di personaggi è importante, perché è una memoria che se non si scrive scompare, è una memoria che se non si porta in un libro se ne va completamente, e quindi un popolo deve avere la sua storia, deve avere la sua memoria, deve tirare fuori le proprie origini e con orgoglio divulgarle. Grazie a tutti. Bene, adesso sì, prima di cedere la parola il microfono ai nostri cantori, volevo dire solo una cosina veloce, perché si è detto, poi non mi permetto neanche di aggiungere nulla a quello che ha detto Vincenzo, ma comunque ci sono ipotesi addirittura che Atricesi e Cassa di Movesi siano addirittura, possono appartenere a due etnie diverse. Diciamo che ci sono degli studi, anche per il fatto che appunto in virtù dei cognomi Modafferi, appunto Vittorioso, quindi è di chiara estrazione araba, come pure il Morabito, l'Eremita, l'Umupio, oppure il Talia, che significa appunto sentinella, ma anche tagliare, guardare, diciamo spiare, sono tutte cose che comunque ci fanno riflettere. E poi una serie pure di forme lessicali, diciamo, che tu indichi alla fine del testo. Quindi addirittura si può ipotizzare chiaramente che possono essere appartenute, che appartengono a etnie diverse, però vedete, quindi vicini geograficamente, però distanti un po' anche culturalmente, forse addirittura etnicamente, però attenzione, alla fine sono come quei due fratelli che possono essere in litigio, ma poi quando vedono quello che qualcuno che cerca di usurpare, diciamo, il loro territorio, allora si uniscono. E tu fai menzione di un episodio del 1807, siamo nel decennio francese, sapete, abolizione del feudalesimo, e quindi arrivano, ebbene, i casalinovesi aiutano gli africesi a cacciare, a mandare via i francesi. Questo è un aspetto anche importante, perché sì, uno può anche, come dire, avere quell'antipatia, però nel momento in cui tu, come dire, invadi il territorio, allora io con l'altro non mi sento più in antipatia, mi sento un fratello. Non so se avete letto voi l'opera di Harold Pinter, che è The Caretaker, sarebbe il custode, cioè questo praticamente è una persona, Harold Pinter ha vinto il premio Nobel per la letteratura, è un britannico. Ebbene, questi due fratelli, a un certo punto c'è questo intruso che a un certo punto sta cacciando via questi due fratelli. Allora loro capiscono, si rendono conto, ma vedi che noi alla fine siamo fratelli, quindi uniscono le loro forze e chiaramente mandano via, tra virgolette, l'intruso. E così hanno fatto anche i casalinovesi, cioè nel momento in cui hanno visto il nemico hanno aiutato i loro comunque vicini di casa. Quindi questo è un episodio che mi ha comunque, che ho voluto menzionare. Allora, passo adesso la parola, volevi dire qualcosa Bruno? Scusa. Sì, prego. Voglio solo evidenziare che questo episodio, sì, volevo solo evidenziare un fatto, che questo episodio dimostra proprio diciamo la vicinanza che ha avuto Casalnuovo nei confronti di Africo, in un periodo in cui Casalnuovo non era frazione di Africo, ma era un comune a sé, era terra di Bruzzano, e questo dimostra proprio diciamo proprio la vicinanza dei due popoli. Ok, prego. Il microfono è... Volevo dire, prego. Abbiamo ascoltato dei nomi,
nome. No, ovviamente con Gianni abbiamo pensato di citarne uno in particolare, perché lo abbiamo più volte sentito nominare. Gianni voleva fare un omaggio, no, nessuno. No, era un canto, lo volevamo attendere Mussolino, giusto perché era stato super nominato. Se vi fa piacere stiamo improvvisando, questo è quelle strofettine che si cantano da nessuno. Vediamo se è quella che sei tu. Davanti, domani bussi, mi caccio davanti.